nel silenzio possiamo trovare un dialogo sereno con noi stessi e con gli altri e l'occasione di un nuovo inizio. Romano Battaglia. Cari amici e care amiche di Well TV, è un vero piacere essere nuovamente in vostra compagnia anche oggi, come tutti i giorni, che ve lo ricordo, andiamo in onda alle 18.30, eccetto il giovedì pomeriggio, che anticipiamo per l'appunto la messa in onda alle 17.45. Anche oggi, sottolineo, anche oggi ho voluto iniziare in maniera un po' particolare la puntata dei libri, chiacchiere e autori, con una frase, un pensiero meraviglioso di Romano Battaglia, un giornalista, uno scrittore, un importantissimo inviato della RAI che è scomparso troppo presto, lasciando però i posteri, i libri meravigliosi a mio avviso, tra cui questo, Silenzio, pubblicato per Rizzoli, dal quale vi ho letto, strapolandola, la quarta di copertina. Perché ho scelto di iniziare così questa puntata? Perché credo che in questo momento così difficile che stiamo nuovamente vivendo a causa del Covid, dobbiamo un po' tutti, nessuno escluso, al di là anche della nostra età, trovare per l'appunto nel silenzio quei momenti necessari per trovare il nostro equilibrio interiore, che è fondamentale per star bene con noi stessi e di conseguenza con gli altri. E questo libro, che è un libro assolutamente agile perché non è lungo, di Romano Battaglia, credo che ci possa ampiamente aiutare in tale direzione. E infatti l'autore proprio spera e si augura che i lettori e le lettrici, dopo averlo letto o mentre si accingono a lettura di questo testo, possano provare la stessa serenità, che gran cosa la serenità, soprattutto in questo periodo difficile che, lo ribadisco, stiamo ancora vivendo, nei loro cuori e nelle loro anime. Quindi grazie Romano Battaglia per averci donato tantissime opere meravigliose, tra cui questa, Silenzio. Tra l'altro è una copertina stupenda e pensate che può anche contare, e scusate se è poco, su una prefazione di Mario Luzzi. Insomma, ho già capito la taratura del personaggio e dell'artista. Ma dopo questo mio personalissimo e piccolissimo omaggio a questo grandissimo giornalista e scrittore Romano Battaglia, che spero ovviamente gradito, mi accingo a presentarvi un libro molto molto particolare che ho appena finito di leggere. Siete curiosi di scoprire di quale libro si tratta? Sarà un romanzo oppure no? Tra pochi istanti lo scoprirete. Si tratta dell'ultima erede di Shakespeare. Caspita, Shakespeare! Non ho detto un nome così da poco. Pubblicato da PM e scritto da Elvira Siringo. La forza di questo bel romanzo, tra le altre, è quella di saper sapientemente unire le vicende che avvengono in luoghi dal punto di vista geografico e temporale ben differenti e diversi, ovvero tra la Messina di ieri, quella del 1580, e quella di oggi, passando però in giro per il mondo, soprattutto in Inghilterra. Messina 1580. Michelagnolo Florio, figlio di Giovanni, un medico ebreo di grande fama e di donna Memma, di nobili e cattoliche origini, è un giovane dotato di gran cuore e intelletto. Per questo i genitori, fuggiti da Palermo per poter vivere insieme, sognano per lui un destino sulle orme del padre. Ma la persecuzione contro gli ebrei e l'inclinazione del figlio a poetare e narrare, intrattenere gli animi piuttosto che a curare le ferite dei corpi, segneranno il suo destino per sempre. Un lungo peregrinare per l'Italia, prima Milano e Verona, poi Oltralpe, in Francia. Sempre inseguito da vicende drammatiche, sempre assetato di conoscenza, lo porterà infine a raggiungere l'Inghilterra, dove il cugino più celebre, Jean Florio, lo presenterà alla corte della regina Elisabetta
prima. Messina oggi. Elisabetta Villa ha smesso ormai da tempo di sognare. Rimasta sola al mondo, il grande palazzo di famiglia ereditato dal padre le sembra una prigione, come tutti gli antichi scritti che contiene. E quando però il suo professore di un tempo le dice di avere una rivelazione importante sul passato della sua famiglia, il suo interesse si accende. Ma dopo la conferma del loro appuntamento, del professore non risulta esserci traccia. Nel suo albergo è rimasta solo una cartelletta contenente strani disordinati fogli di poesie in quello che sembra siciliano antico. Quei fogli e l'incontro apparentemente casuale con un vecchio sir inglese saranno l'inizio di un'avventura mozzafiato sulle tracce di un passato che potrebbe cambiare la sua vita e la storia della letteratura per sempre. Beh, insomma, l'avete capito, si tratta di un romanzo molto molto interessante, molto molto particolare, che certamente è da leggere, ve lo dico, non tutto di un fiato, ma un poco per volta, per assaporare meglio non solo la trama, che ribadisco è assolutamente avvincente e vincente, ma anche per il linguaggio, in alcuni punti davvero forbito, soprattutto quando il testo è ambientato nel 1580, proprio per apprezzare anche la musicalità, per così dire, di alcune parole ormai sconosciute, ma sempre meravigliose, non solo da leggere, ma proprio da sentire, quindi da provare a pronunciare. Quindi grazie a questa straordinaria autrice Elvira Siringo per questa perla letteraria, ribadisco, da leggere un poco alla volta per apprezzare le bellezze non solo narrative ma stilistiche che lei ha saputo donarci. Beh, mi auguro che abbiate apprezzato questi miei consigli di lettura, però in realtà è un po' tutta settimana che io vi consiglio libri di vario genere, non solo romanzi per la verità, da leggere in questo periodo, più avanti, e magari perché no anche da prevedere la vostra lista, per così dire, di regali assolutamente graditi per Natale o per le varie festività. Ma la puntata di giovedì è stata particolarmente corposa da questo punto di vista a livello di varietà, perché non vi ho proposto, per così dire, soltanto romanzi. Vi ricordate quali libri vi ho consigliato, vi ho presentato? Se non vi ricordate, beh, vi accontento ora perché ve li dimostro un attimo. Eccoli a voi! Allora, il primo libro con il quale, per così dire, la puntata di giovedì, che vi ricordo va in onda alle 17.45 e non alle canoniche 18.30, è stato un bel manuale di cucina che possiede anche delle meravigliose illustrazioni che sono autentica gioia per gli occhi. È pubblicato da Guido Tommasi, editore, e la sua autrice è Melissa Forti. Il titolo: Natale, i dolci delle feste come piacciono a me. Tantissime ricette da provare anche in vista appunto delle festività natalizie, che insomma non sono poi così lontane, lo ribadisco, anche per giocare d'anticipo e non farsi trovare impreparati quando poi dobbiamo accingerci a preparare una cena, una merenda o un incontro con i nostri parenti, i nostri amici, ovviamente rispettando sempre le regole per il nostro bene e quello altrui. Il secondo libro che vi ho consigliato, sempre in una puntata di giovedì pomeriggio, che va in onda, ve lo ricordo, 17.45, è pubblicato anch'esso per Guido Tommasi, editore, e si tratta, eccolo qua, di, scusate ancora per la pronuncia, ma sapete che sono una capra in questo senso, Inspired by Nature, e l'autore, che è anche colui che si è curato delle fotografie all'interno di questo volume e di quella di copertina, è anche qui che dovegna per la pronuncia, Hans Blomqvist. Sottotitolo di questo splendido volume, che potete vedere anche qui in camera, è Creare interni personali e naturali. In pratica l'autore ci snoccia delle dritte e dei consigli su come creare degli strumenti di arredo per la nostra abitazione con dei materiali poveri o che possiamo trovare in natura, oltre che ridar vita a dei mobili o degli oggetti dei quali vorremmo sbarazzarcene perché ormai non li utilizziamo più. Quindi è un volume bellissimo da leggere e anche però da sfogliare, perché veramente le immagini interne, ribadisco, realizzate dallo stesso autore, sono molto molto belle.
da regalarci e da regalare soprattutto agli amanti della propria casa e dell'arredo. Infine, il terzo e ultimo libro che vi ho consigliato giovedì pomeriggio è un romanzo, un bel thriller pubblicato da PM. Il titolo Un matrimonio perfetto, che essendo un thriller potete capire che tanto perfetto non è e non sarà, ovviamente. Scritto, anche qua chiedo venia premio inglese, ma ormai lo sapete, da Sarah, fino qua, Pimbroff. Mi dicono che va bene la regia, andiamo per buono. Dove le grandissime protagoniste sono le donne. Donne vincenti apparentemente, ma che forse tanto vincenti non sono. Molto interessanti sono però anche i personaggi maschili. Il romanzo è suddiviso in quattro parti e fino alle ultimissime pagine vi lascerà col fiato sospeso, anche perché soprattutto nelle prime parti in realtà non succede nessun fattaccio fin troppo strano, quindi voi direte ma quando è che scatta il delitto, quando è che scatta qualcosa di negativo, quando è che succede qualcosa? Qualcosina succede già prima, ci possono essere, come dire, dei primi bagliori che ci faccia intendere qualcosa, ma è soprattutto sulle parti finali che succede il fattaccio. Prima l'autrice, che è veramente bravissima e infatti apprezzata a livello internazionale, ha preferito delinearci meglio i personaggi, soprattutto quelli femminili, che lo ribadisco sono i grandissimi protagonisti di questo bel romanzo. C'è spazio anche per scene molto molto hot e devo dire che anche i sentimenti sono messi sovente in primo piano, ma a scacciarli, anche quelli che apparentemente sembrano più elevati, è sempre il desiderio. La parola desiderio ricorrerà spessissimo in questo romanzo, di guadagnare più soldi possibili, di essere al top, di essere considerati uomini e donne di valore piuttosto che di gran cuore. E se tante cose si fanno in nome appunto della propria bontà, in realtà si scopre che questa bontà non è stata dettata dal cuore. Quindi una società ipocrita, adita al successo e al denaro, al dio denaro, pronta a tutto pur di farci di scalare la scala sociale. Non per nulla le donne, soprattutto quelle più giovani, hanno sposato anche uomini molto più grandi di loro, semplicemente proprio per compiere questa scalata. Beh ragazzi, anche per oggi ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, visto che sono in fase di ringraziamenti colgo la palla al balzo come dico di solito per ringraziare anche Damiano Conchiera al montaggio, la ripresa, regia e alle grafiche. Vi aspetto domani alle 18.30 per una nuova settimana di programmazione di Libri Chiacchiere Autori su Well TV, canale del digitale terrestre 231, oppure potete seguirci in streaming in tempo reale anche dal sito ufficiale di Well TV che trovate segnalato qui sotto o dalla pagina sempre ufficiale Facebook di Well TV. Vi ricordo infine che le puntate delle scorse settimane di Libri Chiacchiere Autori potete già trovare disponibili su YouTube gratuitamente e in formato integrale sul canale per l'appunto YouTube Damiano Conchieri Grafica in Video. Grazie per l'attenzione, buona serata e a domani. Ciao!